rapide, quali messaggi cerca di trasmettere l'arbitro ai due capitani prima della partita? A livello di Serie A non ci si confronta prima della partita, però hai toccato un argomento che mi piace e che va, mettiamo un messaggio che dalla mia piccola esperienza posso dare ai tanti allenatori che sono qua. Torniamo a dare grande importanza al capitano. L'hai vista la parte del giocatore? Tanto. Il capitano non deve soltanto essere, secondo me, una figura carismatica in spogliatoio con i compagni, ma deve anche essere la persona che sa rapportarsi con l'arbitro, rapportarsi nel modo giusto. E se voi come squadra riuscite a fare il capitano unico interlocutore dell'arbitro, riuscirete ad avere un dialogo molto più costruttivo e più utile con l'arbitro.